Due fucili a canne mozze e due fucili a pompa, di cui uno modificato, una pistola a tamburo, una Smith & Wesson, un dissuasore elettrico, due passamontagna, materiale per la manutenzione di armi e centinaia di proiettili, un vero e proprio arsenale a disposizione di Francesco Caiulo, 32enne pregiudicato brindisino, già noto alle forze dell'ordine come risultato dell'operazione Shotgun della squadra mobile di Brindisi. I fatti, dopo l'arresto dei due baby rapinatori delle scorse settimane, i controlli incrociati degli agenti hanno condotto le indagini verso il quartiere Commenda nell'abitazione di Caiulo, che innervosito dai minuziosi controlli ha insospettito i militari coordinati dall'ispettore Di Nunno, che hanno ritrovato nel garage del pregiudicato il materiale sequestrato. Abbiamo proceduto a tappe, nel senso il primo dato importante, il primo obiettivo che ci eravamo prefissati era quello di bloccare quel fenomeno e devo dire che già da tempo, da oltre un mese, quel tipo di eventi delittuosi era stato sostanzialmente fermato nella città capoluogo. Successivamente abbiamo proceduto all'arresto di due soggetti minorenni che si erano resi responsabili dell'ennesimo tentativo, anzi consumato, rapina consumata. Sembra essersi chiuso il cerchio con l'operazione odierna intorno alla banda che ha seminato terrore negli ultimi mesi nel capoluogo brindisino, con diverse rapine negli orari di maggior traffico degli esercizi commerciali. È un sequestro importante di armi. Direi uno dei sequestri forse maggiori degli ultimi anni operati dalle forze dell'ordine. Parliamo di numerosi fucili, soprattutto di quelli che incutono un certo timore, cioè i fucili a canne mozze, armi, passamontagne, il kit completo dei rapinatori. Le indagini continuano. Intanto le statistiche della questura mettono in evidenza la diffusione di richieste di porto d'armi, un allarme sollevato dal questore di Brindisi, Alfonso Terribile. Lei parlava di una situazione a Brindisi molto diffusa di proprietà di fucili e di armi. Le licenze di porto di fucile sono numerose, ovviamente è chiaro che la divisione polizia amministrativa della questura che cura il settore fa ogni giorno un'attenta valutazione su quelli che sono i requisiti che i cittadini devono avere per ottenere questa licenza, ma questo non basta, il cittadino deve, ma io questo sono convinto, sa che la custodia dell'arma deve avvenire secondo quello che la legge prevede e nella maniera possibilmente migliore, proprio per evitare che queste armi poi finiscano in mani sbagliate.